L'impressione è che il flusso di persone sia davvero interminabile sin dalle prime ore del mattino. Sono infatti circa 500.000 le presenze stimate solo nella giornata conclusiva della tappa napoletana del World Series di Coppa America. Sono inoltre 175 i paesi del mondo nei quali sono state trasmesse le immagini del Golfo di Napoli, per un pubblico stimato dagli organizzatori di circa 75 milioni di utenti. Lusinghieri infine i numeri in città per il turismo. Secondo Federalberghi la percentuale di occupazione delle camere nella settimana dell'evento è stata di circa il 90% in un periodo per i flussi turistici tradizionalmente non favorevole perché incastrato tra Pasqua e i ponti del 25 aprile e del 1 maggio. Questi in sintesi i numeri dell'ultima tappa delle World Series di Coppa America che Napoli nei mesi scorsi era riuscita a strappare alla concorrenza di Venezia. Estremamente positivo per la verità in termini di partecipazione turistica, i napoletani, grandissimo entusiasmo, tantissime persone, bene gli eventi, bene l'organizzazione, sono stati fortunati quest'anno anche con il tempo, un ringraziamento anche ai napoletani per la pazienza che hanno dovuto comunque subire per alcuni dispositivi di traffico legati a questo evento, ma la risposta devo dire è stata straordinaria. Chi pensava che questo evento non servisse a nulla ha avuto una risposta non con le opinioni ma con i fatti. Centinaia di migliaia di persone che hanno mosso l'economia, posti di lavoro, seppur ovviamente precari legati all'evento, e tantissime persone. Poi le immagini di Napoli che hanno fatto il giro del mondo, questo è straordinario, siamo stati sulla Rai, siamo stati in televisione, siamo stati su internet, in tutto il mondo, quindi c'è anche un orgoglio di sentirsi napoletani in queste ore. È una grande città, deve vivere di industria, di impresa. Però il turismo sarà un volano per i prossimi anni, io ci punto moltissimo, turismo e cultura. Nell'ultima giornata di gara, Luna Rossa Swordfish riesce con una splendida rimonta a vincere l'ultima regata di flotta, riuscendo così ad aggiudicarsi come lo scorso anno la tappa partenopea. Il team USA di Oracle vince invece la finale del match race, nello scontro 1 contro 1 disputato sempre con Luna Rossa.